Un ragazzo a terra in posizione di difesa, le braccia strette a proteggersi la testa, intorno solo uomini in divisa. Un ragazzo colpito alle spalle da un agente era sceso in piazza ieri a Roma con migliaia di coetanei per ribellarsi contro il furto del futuro, la finanza senza regole, il mercato senza Stato, anni d'Italia all'istruzione pubblica. Un secondo mi sono sentito fischiare orecchie, ma mi ero preso una manganellata qua. Le sono girate, hanno preso una manganellata a lei, sul labbro, sulla spalla. Cioè, dopo che gli studenti sono stati dispersi, la polizia li ha inseguiti? Sì, sì, fino a Piazza di Russa? A Piazza di Russa e ha preso a manganellate. È lui, il protagonista della foto più discussa, una delle tante che ingolfano la rete. Sono l'effetto finale, dice oggi Cancellieri. Il ministro dell'Interno invita a guardarle tutte. L'Italia bolliva, gli agenti hanno operato bene. Anche la polizia mette in rete le sue. Ecco, sul Lungotevere romano alcuni manifestanti con i caschi indosso. Queste sono nostre, zainetti pronti, di piccoli gruppi organizzati. Violenze diverse, ma che non possono mai essere messe sullo stesso piano. Gli agenti sono in piazza per evitare che la rabbia degeneri, ma sempre per tutelare chi protesta, la ribellione di una generazione derubata del futuro, umiliata da anni di tagli alla scuola. Manifestare è giusto, ribellarsi è un diritto.